Buongiorno, allora, dopo i nostri post sulla labbra occhi nella masterclass con il mio amico Andrea Armenti, un incredibile successo, un incredibile interesse sia da parte delle pazienti che da parte di amici e colleghi che ho visto anche al recente congresso di medicina estetica al SIME. Tanti mi chiedono quando rifacciamo un evento del genere, guardate questo link che vi lasciamo. E sono felice di rivedervi, alla prossima masterclass a giugno a Bologna, sempre con Andrea. A proposito, le nostre modelle sono modelle eccezionali. Guardate Francesca e la sua testimonianza che ci ha voluto lasciare dicendo quanto è contenta, quanto è importante per lei, quanto è stato d'impatto per lei. Sono molto contento dell'interesse del G-Point, è una tecnica originale, è un po' più difficile. Sia per i pazienti che per i medici vale la pena, per me vale la pena perché dà risultati simil chirurgici. Il punto G è una tecnica che merita impararla, merita farla, una tecnica davvero diversa, davvero originale. Secondo me sì, a tutte queste domande è un grande sì. Merita impararla, merita farla perché è diversa, perché alza, non allarga, perché agisce su tutto il volto e dà un effetto rinfrescato a tutto il volto, dalla nasolabiale al centro del viso alla parte alta. Quindi determina questa formazione triangolare, questa forma triangolare del viso, fresca, giovane e morbida. Riduce le transizioni, riduce. È difficile, richiede tempo, richiede una attenzione particolare, richiede soprattutto che chi la vuole cominciare a fare faccia queste masterclass. Perché da lì si parte, che studi, che si applica e che si ripete. Questa tecnica si sta diffondendo, le pazienti vengono chiedendo il G-Point, quindi ai colleghi, ve lo chiederanno anche voi, cominciamo a guardare non solo la valle lacrimale, ma tutta la zona, guardiamo il centro del viso, basta allargare i volti, miglioriamoli, alziamoli.